La mia non è una domanda trabocchetto, signor commissario designato. Tornerò brevemente sul tema della liberalizzazione, della privatizzazione e dunque sull'obiettivo di creare un mercato aperto, un mercato interno per gas ed elettricità a livello europeo. È stato detto qui anche da altri, insomma, oltre che da lei, nelle risposte scritte, l'attuazione ancora parziale di questo mercato, la non applicazione del secondo pacchetto, la simmetria, le lentezze, le resistenze delle posizioni dominanti, degli operatori storici, insomma, tutto fa sì che ad oggi questi effetti benefici per consumatori ed aziende non si siano ancora visti. Allora le chiedo, certamente il rapporto COCA ed altre scelte vanno nel segno di continuare verso questa liberalizzazione, la messa in mora dei paesi, ma io le chiedo, questo rapporto che lei dice presenterà nel 2005 sarà semplicemente una verifica dell'attuazione, un po' burocratica, diciamo, ciò che c'è, ciò che manca, lasciando solo agli esperti la parola? Oppure lei farà anche una scelta politica di una verifica profonda di queste politiche di liberalizzazione e anche, diciamo, per vedere se qualcosa di diverso o di più va fatto modificandole?